Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E i più attenti di voi avranno sicuramente notato che in questo momento non sono in camera mia, ma sono nello studio di casa mia, perché letteralmente sotto la mia camera stanno facendo i lavori e c'è proprio un trapano che continua a trapanare, non si sente veramente nulla. Quest'oggi ragazzi siamo qui con un video che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Infatti, accompagnato da mio cugino Pietro, andrò da Bruno Moto, il concessionario che fino ad adesso ha tenuto il mio cinquantino, per riprenderlo, rivederlo dopo che da tanti mesi pure io stesso non lo vedevo, e per fare dei progetti futuri che vedrete sul canale e che sono sicuro che vi piaceranno molto. Voglio però specificarvi una cosa ragazzi: ho letto tanti commenti di gente che non capiva che fine avesse fatto il mio cinquantino, di gente che mi chiedeva: ma il cinquantino è in vendita, l'hai venduto, l'hai regalato, l'hai distrutto, l'hai rottamato, ce l'hai ancora in casa ma non ce lo vuoi più far vedere? Tranquilli ragazzi, non c'era nessun complotto dietro il mio cinquantino, semplicemente per questioni di spazio e per questioni logistiche, perché non l'avrei più utilizzato teoricamente, abbiamo deciso di darlo in esposizione da Bruno Moto, anche se non è un trofeo, non è un pezzo da collezione, semplicemente un cinquantino normale come tutti gli altri, il quale però non doveva venderlo, cose di questo tipo. Ma la cosa più bella di tutto questo è successa ieri, quando ho pensato: ma perché non registriamo un video dove vado a ritirare il cinquantino e lo riutilizzo, date le tante richieste? Così mi sono detto: dai, ci sta come idea, facciamolo. Ho sentito Pietro al telefono e poi ho realizzato una cosa: dove sono i documenti e le chiavi della moto? Ho escluso a priori che ce l'avesse il concessionario, perché semplicemente io non gli avevo mai date. Quando sono venuti a ritirare la moto non mi hanno chiesto nulla di queste cose, e dopo una ricerca di circa 40 minuti ho trovato questa chiave, che ho etichettato per riconoscere da tutte le altre di scorta, che teoricamente dovrebbe essere la scorta dell'HM. Quindi lo vedremo quest'oggi, perché se questa chiave non accenderà la mia HM avrò fatto una grandissima figura di merda. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, ci vediamo in sella con Pietro. 2000 years later. Ok, è arrivato Pietro. Io dovrei aver preso tutto. Ciao Pietro. Ascolta, tu la sai la strada per andare dal Bruno? Sì. È un sì molto poco convinto. Raga, io non ho i piedi appoggiati e sento già le gambe che iniziano a faticare. Non oso immaginare per arrivare là che ci metteremo, boh, un quarto d'ora, 20 minuti. Guarda, stai già in pieno motore? No! Ah! Senti l'odore di bruciato! Vabbè ragazzi, noi ci vediamo quando arriviamo nei paraggi di Bruno Moto. 1 hour later. Ok ragazzi, dovremmo essere nei paraggi. Mettila là sull'ombra almeno. Ottimo ragazzi, quindi come potete vedere siamo qui con la moto di Pietro e siamo appena arrivati da Bruno Moto. Prima però di entrare a ritirare la moto vi voglio far sapere che queste felpe, che sono uscite lunedì scorso, che sono in limited edition, sono disponibili per ancora 3 giorni da quando voi vedrete questo video, quindi saranno disponibili al preordine fino a domenica 6 maggio. Se non le prendete in questo periodo, purtroppo non ci sarà altra occasione per prenderle. Perché stai zoomando così? Non lo so. Non sto zoomando. Quindi ragazzi, se le volete prendere, il link è qui sotto nella descrizione. Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo, non sono felpe strapesanti, sono felpe estive. Detto questo, entriamo a ritirare la moto. Mi sono messo d'accordo con Bruno Moto che oggi venivo a ritirare la mia moto, una HM50. Iannone. Perché non sono messo d'accordo con Bruno Moto? Infatti, sai che ha detto Bruno Moto? Sai, se le chiavi non sono giuste, che figura di merda. Te la lascio qua parcheggiare. Prova della verità, ora dobbiamo vedere se le chiavi sono effettivamente queste. Vieni qua. Entrano. Sono queste! Si parte a bestemmiare. L'accesa! Ragazzi, siamo qui sulla HM. È stranissima, tipo frizione, freno, stra in basso rispetto al TM, a come ce l'ho impostato. Ragazzi, stra felice che almeno non ho fatto la figura di merda delle chiavi. E già questa è tanta roba.
Oh mio Dio! Oh, quanto è dura la frizione! Quanto... Non frena! Quanto è dura la frizione! Raga! Non ci credo! Il ritorno! Cioè, c'è tipo il freno che non esiste. Il freno non esiste assolutamente. Ora facciamo una pausettina a caffè, che è pietra sete. Che storia, raga! Non ci posso credere, sono strafelice! Oh mio Dio! Ma che strana! Scende un sacco, raga! Perché c'ha le gomme molto più alte, quindi sembra di tipo scendere un bordello. Allora, praticamente che cosa voglio fare? Così a caso mi sono detto, dai, andiamo a prendere la moto. E mi sono venute in mente due cose. La prima, che ho già organizzato, Bizzi Bisaro verrà a casa mia tra qualche giorno e registreremo l'inizio di una nuova serie. Potete capire perché ho invitato Bisaro e perché ho deciso di fare quelle cose prima con questa moto. Non entro nello specifico, ma poi nel video capirete meglio. E poi ragazzi, perché mi è venuta una voglia improvvisa di elaborarmi questo cinquantino per bini. Raga, vi giuro, è divertentissimo. Non è sicura come cosa, è solamente un'idea che ho. Però mi piacerebbe tanto farci un TBR 86 con recupero fluidi, un bel carburatore, rifarmela per bene, diciamo. Giusto per avere una moto da enduro, che vabbè, non sarebbe, cioè sarebbe comunque una mezza sega, ma per intenderci qualcosa con cui andare in fuoristrada, oltre che qualcosa con cui stare in strada, ossia il TM. Oh mio Dio, faccio il dritto. Non vanno i freni di sta moto, raga. Se sbagli marcia e ce l'hai un minimo alta, guardate, e se cambi troppo presto non va più avanti. Però raga, il cambio della KM è tipo il cambio più brutto che esista al mondo. Io ve lo giuro, non ho mai utilizzato un cambio così brutto. Oltre al fatto che, a differenza del TM, quando tu sei in prima o in sesta, la pedalina non va giù o su, ma si blocca, cioè arrivi in prima e poi non va più giù, per farti capire che sei in prima. Questo qui continua ad andare in giù e continua ad andare in su. E poi raga, questo qua è pieno di mezze folli, cioè ogni marcia c'ha la mezza folle. Con il TM sfolli se metti per sbaglio in folle. Guardate che non sale. Mi vedo costretto quasi ad utilizzare il freno motore. Raga, non frena! Ragazzi, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi progetti che ho in mente, soprattutto del secondo, perché del primo non è che vi abbia detto più di un tanto, ma credo ci possiate arrivare. Quindi ragazzi, io spero che questo video in compagnia di Pietro e soprattutto dell'HM50 vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace. Vi ricordo inoltre ragazzi che cliccando nel link qui sotto nella descrizione avrete la possibilità di preordinare le mie felpe, che sono disponibili per un tempo veramente limitatissimo, ossia fino a questa domenica. Quindi ragazzi, se le volete, affrettate. No ragazzi, ci rivediamo in un prossimo video. Lasciate un commentino qui sotto e adios. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.